crollo peggiore nella storia dell'S&P, supera anche il crollo del 19 ottobre 1987 quando c'è stato il famoso lunedì. Forte ribasso la borsa americana che ha perso ben 1.000 miliardi di dollari in valore in una sola giornata dopo che la Camera ha L'S&P perde qualcosa come 106 punti in termini assoluti, l'8,8%, il Dow Jones perde il 7%. Crisi finanziaria, ancora fallimenti bancari negli USA, duro scontro politico sul piano Bush da 700 miliardi. La borsa che perde il 7-8% ogni giorno, il problema è... Le borse del vecchio continente con i listini che hanno lasciato sul terreno circa 320 miliardi di euro e il governo... Citigroup e Vacovia, il salvataggio della Fortis Bank, l'azione dei governi di Londra e Berlino. Il crollo anche del petrolio che perde il giro. Perde, mannaccia!
sta perdendo. Ma chi sta perdendo? Stai guardando la partita invece di lavorare? Ma quale partita? Ah. Io sto parlando del rubinetto in cucina che perde. Te l'ho detto io di ripararlo, ma dopo, per te ogni scusa è buona per andare in cucina a mangiare. Vai a pittare il giardino. No, voglio prima riparare il rubinetto in cucina. Solo che ma manca stop. A proposito stop, ma stanotte che è successo? Ehi, che è successo stanotte? Ehi! Aspetto cellulare. Pronto? Ah, buongiorno, dottor Leandro. No, Marzia non è qui, era qui un minuto fa. Sì, hai il telefono spento perché sta facendo le prove del balletto, sì. Non è vero, quella sta ancora dormendo. Ma che stai facendo seduto? Alzati, forza, vai a lavorare, tu sei l'imbianchino, niente di meno che sono 3 giorni che sei qua e già ti prendi le confidenze. Oh, mi dica, dottor Leandro, come no, sto provando. Sì, si sta ammazzando di fatica quella povera figlia. Ma quando, oggi? Sì, in giornata? Va bene, sì, deve venire a firmare il contratto, sì, non si preoccupi. Glielo dirò io, sì, non si preoccupi. Tante belle cose, dottor Leandro, tante belle cose, sì. La nacciera, la devo pure coprire. Ultimamente non tiene voglia di fare niente. E manco tu tiene voglia di fare niente. Forza, al lavoro, alzarsi. Sta tutta presa dal marito. Gli uomini, che brutta razza. Ma sai che quando tu parli al telefono mi fai venire certi pensieri. Ma certi pensieri. E che stai pensando? Che stai pensando? Oi, tu perdo tempo a pensare e non si guaglia niente. Pronto? Sì, è la casa di Vito Prudente. Sì. Veramente? Ma quando mai la casa è della moglie di Marzia Brand, che non danno una lira, capito come fanno le cose? Un momento, signor, sto parlando. Lei chi è? Sì, alzati, vai a lavorare, forza. La signora Secchioni. No, il dottor Prudente non c'è. Sì. Sì, una consulenza finanziaria, ho capito, sì. Ho capito, sì, mamma mia, quando è scucciante che... Alzati! Oh. Senta, signora Secchioni, questo non è l'ufficio, è la casa. E io non sono fatta segretaria. Lo chiami al cellulare. Ah, spendo. Sì, ho capito, è un fatto urgente. Ci faccio un telegram. L'indirizzo è via de Platano 34, via de Platano 34, no, sto salendo in scala. Sì, vabbè, arrivederci. Mo metto proprio fuori posto. Ecco la sireffa. Non sai che quando tu ti arrabbi mi fai venire certi pensieri. Sì. Ma certi pensieri. Ma tu pensi solo e agisci. Insomma, mi vuoi dire quello che è successo stanotte? Che cosa è successo stanotte? Quello che doveva succedere! Io ti ho lasciata la porta socchiusa e tu che hai fatta? Cattaggio combinato, Sofia! E io non me ne sono accorta! E si vede che stretta tra le mie possenti braccia e hai perduto i sensi. Che peccato! Ma tu veramente non ti ricordi? Niente. Ma è strana sta cosa. Evidentemente tu sei troppo sbrigativo. Ma qua troppo sbrigativo, Nenni? Oh, noi siamo stati insieme tutta la notte e l'abbiamo fatto perlomeno l'avessimo fatto. Ma che hai detto? Non ho capito. Siamo stati insieme tutta la notte, capisci a me? Oh. Sì, tu mi imbrogli. Sai che mi piace il vero maschio, l'uomo rudo, il grezzo. Che vuol dire?
Io ti sto facendo un complimento. Ah, non sapevo. E te ne approfitti? Mi fai perdere i sensi. Questi sono gli strani scherzi che fa l'amore. Non ti illudere, sai. Fra noi non c'è vero amore. A noi ci unisce solo la carne. Sì, la carne. La carne. Non è che si potesse avere una polpetta? Una salsiccia, una fettina di pizzaiolo. Io mi morì di fame. Oh. E poi... Dopo tutto il sesso di questa notte? Veramente a me tutta questa notte di sesso non mi risulta. Comunque adesso ti vado a prendere una bottiglia di vino e quello che è rimasto della cena di ieri, va bene? Gli avanzi. Gli ho conservato pure il dolce. Debbe. Che sta l'amore che piace a me, oi? Abbiamo messo il porco a ingrassare. Ehi! Vienacca. Sì. Vienacca. Sì. Tengo tutta la cosa cadendo casa. Falso allarme, è fame. Vieni a ca e chilo che hanno fame. Comunque, fra poco resterò sola. Loro escono. Insaziabile! Scavalca la finestra e vieni nella camera mia! Incontentabile! Chiuderò la tenda, è il segnale, il semaforo verde. Intransitabile. Che significa? Non lo saccio, però c'azzecco. C'azzecco su fatto. Ehi, l'asmagoccio. Basta con questo telefonino. Se ti ho detto che non lo so, dov'è? Non lo so, non insistere. Basta, lasciami in pace. Sono stanca, stufa di te e del tuo telefonino. Oh. Ho altre cose a cui pensare io, eh? Brava. E che fatta sceneggiata, fatta? Brava! Brava! Siamo morti. Va bene, continua a fare l'indiana, tu, eh? Continua a fare brava. Ehi, la GJT, brava, quanti bravi riusciamo qua? Quindi tu del mio telefonino non sai niente? Ma no! Allora abbiamo i ladri in casa. Io ho dormito tutta la notte, purtroppo. Bene, allora il ladro viene da fuori. Che ha fatto questo ladro? Ha scassinato la finestra senza lasciare tracce per fare che cosa? Per rubare il mio telefonino. Che tempi! Brutti! Un ladro curioso di leggere i miei messaggini. Senti, l'avrei lasciato nella sala riunioni della banca, no? Dov'eri ieri? Ehi, fatto tu. Dove ero ieri? Nel consiglio d'amministrazione, che banca era? Ma quando mi è antipatica quella, mannaggia morte. Che banca era? La banca era... Brava, era la banca, stava alla banca. La bancarella, che si è fuori la banca, venne per i souvenirs. Dobbiamo parlare davanti a lei, sì? Sofia, resta qui. Io resto qui. La suocera, abbiamo messo la suocera in casa. Io sono l'assistente di Marzia. E caccia fa? A proposito, Marzia, vieni qua. Sì. Ha telefonato Leandro, il tuo impresario. Ha detto che oggi devi andare assolutamente. Oggi devi firmare il contratto. Io gli ho detto che tu stavi facendo le prove del balletto. Sta la macchina là sotto, ehi! C'è l'obiettore da far passare la burca! Sei male da far passare la burca, ehi! Che non posso passare da lì a qui, non posso passare! Hai capito? Ho detto non può rispondere perché sta facendo le prove. Bravissima. Tanto mi accompagnerà Vito, vero? Dove? Perché non hai sentito? Mannaggia te, mannaggia morta. Sofia è come una sorella per me. Sorella! Fra noi non ci sono segreti. E intanto il mio telefonino non si trova. Io perdo contatti di lavoro. Ma se uno vuole parlare con me, dove mi chiama? A casa. A casa non deve chiamare nessuno. Infatti. Ti ha telefonato una donna per te. Una donna? Fai appiccicare cucchella! Una donna per motivi di lavoro? Chi è questa? Una consulenza finanziaria, ha detto. Ho capito chi è. È una signora che non mi dà tregua. Una certa Secchioni. Esatto, è lei. E dirle, sennò la signora chissà che cosa si immagina nella sua testolina. Te ne vuoi andando, sta vecchia? Vuole sapere da me che fine hanno fatto i suoi bond, mangio. E lo deve chiedere a James Bond. Ma che fai battuto, fa comica che è? E tu ridi pure. Ma dove ha pigliato il numero di telefono di casa? Non ho capito. Se dovesse succedere ancora, se qualcuno chiama a casa, vi prego, non dite dove abitiamo. Pure a te, dove abitiamo? Chiede Platani 34. Poi è proprio scema. Non lo devi dire al telefono. Io già l'ho detto. A chi?
Alla signora che ha chiamato. Oi, ha dato l'indirizzo alla vecchia. Perché se tenevi il telefonino rispondevo io. La signora ha chiamato prima sul mio cellulare. Ma non ho trovo cellulare. È sparito il mio cellulare. Senti, sei tu che non ti ricordi dove l'hai messo. Allora ti ho chiesto dov'eri ieri. Non è che uno si ricorda tutta la sua memoria. Dov'eri ieri? Ma come si può fare? Pure allontanare, mia antipatica, è possibile? Amore, ti ho detto, io e te siamo marito e moglie, che non ci azzecca. I problemi dobbiamo risolvere io e te. Te lo stavo spiegando in camera da letto, no, tesoro, carinamente. Te l'ho anche passato al telefono, ci hai pure parlato. Quell'uomo che parlava in modo strano? Strano. Strano perché era straniero. Amore, i stranieri parlano strano, ti sembrerà strano, ma... Chi era arabo? Eccala, era al consiglio di amministrazione della Banca degli Emirati Arabi. Ma perché tu parli arabo? Ma fatelo, ma che hai fatto tu? Ma dove siamo arrivati? Che non pensi che al telefono gli ho passato un parrucchino che lavava vetri? Ci fa una cortesia, dice che sia il direttore, dando mia moglie un giorno. Tu lava vetri che fu direttore banca. Ma io ho sposato Marzia, ho l'assistente. E chi era adesso che tu lava vetri? Amore, tu eri ad un momento di follia. Mi ha messo in serie difficoltà in pieno consiglio di amministrazione. Sì, e chi mi dice che era il consiglio d'amministrazione? Chi me lo dice, chi me lo dice? A te non diceva nessuno, capito? Lei, visto che è mia moglie, forse glielo dico io. Amore, te l'ho detto, era il consiglio di amministrazione della Banca degli Emirati Arabi. Mi sembra chiaro, no? Parmi i cagnolini, ma una capitana che tutti e due. Ero arrivato da 5 minuti, la signora non ci credeva, doveva sincerarsene. Subito ha preso il telefono e ha chiamato, lo vorrei vedere questo consiglio di amministrazione. Non mi dispiace, ho disturbato i tuoi amici. Ma quali amici? Ma chi conosceva? Magari erano amici miei, mi sarei giustificato, avrei recuperato in qualche modo. Chi erano strani? Stranieri? Chi conosceva quella gente? La tua voce dal telefonino rimbombava tutta la sala. Che figura, gente, vada fuori a parlare. Ma che modi sono, non sentiamo niente. Stivocinama! Siamo morti indovini tutto quanto, sta disgraziata. Ho detto sala, ma volevo dire salone. Il salone delle riunioni, dove noi ci riuniamo e fatichiamo. Noi studiamo, pensiamo, amo... E prendiamo decisioni importanti sul futuro del mondo arabo. Mi hai fatto fare quella figura di merda in arabesca, mi hai fatto fare. E scusami tanto. Non sai la faccia che ha fatissimo. Proprio un master festa, come si chiama? Un direttore. Come si chiamava? Alibaba. Alibaba. I 40 ladroni. Ti ha sta zitto. E sta sempre mezzo. Ali Barak. Salam. Salam napolitano. Chi le arabo si mangia un salame napolitano? Che ne sa? Ma chi ci azzecca un salame in questa cosa? Perché capisci arabo tu? No, però mi mangio un salame. Mangi tu un salame e state zitto! Cionga che la lingua! Mi guardava con fare brutto, mi guardava in arabesca, così allontano. Tu l'ho visto, ma merangolo. Prudendo, no buono. Questo, no buono, tu, no buono. Ma chi è Tarzan, direttore della Banca della Foresta? È Ricita, la segretaria Tarzan. Aiuto la lingua! Ci dica a sua moglie, le nostre riunioni non ammettono intrusione. La moglie era vostra, nada chiamò! Nada fa chiamò! E tu hai permesso che mi offendessero? No, ho detto che da qualche tempo tiene la capa che non è buona. Dai segni di squilibrio mentale. E tu hai detto questo? Ho detto questo. Magnifico! Siamo tornati. Hai visto? Hai fatto piangere a ballerino, ma non balla più. E hit una palla esagerata. Ma fatto tu! Amore, ma ci hai parlato pure al telefono, no? E questo cosa prova? Ma come che cosa prova? E cosa prova? Chi mi dice che non c'era una donna in questa fantomatica riunione d'affari? Consiglio di amministrazione, sì. Ehi, lasciatemi. Lei qui è l'imbianchino, deve lavorare, non interessarsi dei fatti della famiglia. Pazzo! Ma che da cufrazzino do? Ma che diritto avete di sospettarmi? Amore, guardami. Ti ho mai dato motivo, ti prego. L'apparenza inganna. Insomma, conosciamo gli uomini. È colpa mia se tuo marito se ne è scappato dalla portinaia, sì. Quello per me è morto. Passata a miglior vita, certamente. Traditore, aveva l'amante. Anche il mio primo marito mi tradiva. Io no, io non vi ho mai tradito. Amore, dimentica il tuo primo marito, Pinkel, il magnate del petrolio. Iso magnate, riebata! Ingannava anche il mio. Io no. Beh, tu paghi per tutti. È la legge del taglione. Ma perché ti fai convincere? Non ci entriamo in tre. Questa è una scala matrimoniale, non è una scala condominiale. Azzo! Amore, ti prego, dai.
Dimentica il tuo primo marito, anche quello di Sofia. Ci sono uomini e uomini, guardami, tesoro. Tutti spergiuri e infedeli, mariti. E io sono qui per ricordartelo, Marzia. Poi là, noi, o librette russe, ma uzzetto un garruina mi dà già pucciosi. Tu non mi ingannerai. Conosciamo i vostri trucchi e i vostri inganni, è tutto scritto qua. Ma insomma, io devo pagare per colpa di un mitomane, che le cose non solo le ha fatte, le ha anche scritte. Quello è scappato di casa, ci ha lasciato libre. Che cretina, certe cose si fanno ma non si dicono. Ah bravo, la pensi così? Ah bravo, la pensi così? Ma ci ha messo pure il titolo, tesoro. Le mie libagioni? Silvio Pelvico, le mie libagioni, ma date a casa. Per i mariti senza immaginazione. Sì, gli si creano sottotitoli. Ce ne sono 365 che suddivisi in 8 anni, quanto è durato il nostro matrimonio, vale a dire 96 mesi, fa circa una libagione ogni 7 giorni, cioè la domenica. Hai capito? O marito faceva domenica in... Qui dentro? Qui dentro, caro mio, c'è la chiave di tutti i tuoi sotterfugi, non puoi più ingannarmi, sai, sì, ho l'elenco. Sì. Sofia, per favore, cerca un po' consiglio d'amministrazione. Sta alla lettera A. Lo so, non c'è, non è contemplato. Guardate, non è contemplato. Guarda chi sta pittando all'aria, chi sto io, e mi attacca! Invece di entrare la piazza fatica! Sa morto, mannaggia. Però c'è amministratore di condominio. E che c'entra? C'entra, c'entra, eccolo qua. Quando devo andare a giocare a poker con gli amici, dico a mia moglie che ho una riunione di condominio. È lo stesso. Ma va, siete assurde! Non lo faccio. Mi vengono morto e chi ne dici che è vivo? Vedrai prima o poi. Amore, tu sragioni! Tu sragioni! Io sragiono! Io sragiono! Lei sragiona, lei sragiona. Non ce la faccio più, non basta la moglie, pure l'assistente, non ti supporti più. La maschera della falsità uccide il divenire della vita. Ma che è triste. Non lo saccio, però c'ha zicco. Ma dove le trova certe frasi? Su Facebook, Arepi? Te lo faccio vedere io adesso se stragiono. Saprò tutto, chiaro? Tutto! Saprà tutto, chiaro? Tutto! E ti chiama una cosa in faccia a te! Mannaggia! Non basta la moglie, pure l'assistente che è peggio della moglie! Mannaggia io, vedi, lo vedi che è vera sta cosa? Un uomo una volta che si è sposato a frenute fa, a fallo per, sa da portare, a persa libertà! Mannaggia! E chi ci pensa di che, ma che cazzo mi ha fatto fammi sposare? Se va così bene, mannaggia morte, mannaggia. Mi chiamavano l'uccello di bosco. Là mi portavo tutto in do bosco. Non volevo sapere niente. C'è morte, mannaggia, mi piglia sta schiaffa. Se va così bene, aga se mamma. Era un bamboccione felice e contento. Ma come si può fare? A mattina mi ci davo, mi rendevo nel luogo. Trovavo tutto preparato, o pantalone lavato, la camicia stirata, mangiava, beveva, non sapevo mangiare, o cazzo veniva. Io sapevo che arrivava questa lì, ma guarda la vita mia! Io sono arrivato a una conclusione. Un uomo nella vita, per essere felice, s'avesse a sposare la mamma! Allora sì, che ti volessi mettere con mamma. La mamma ti coccola, la mamma ti difende, la mamma ti protegge, la mamma ti allontana dai problemi. O figli maschi per la mamma, è una ragione di vita. O zecca mucca, tengo figli maschi, signor, tengo figli uomo, signor, o figli miei. Voi tenete solo femmine, che sfortuna, signor. Adesso se mentre lo cognome, signor. Guardate, oh figlio mio, quanto è bello, oh figlio maschio mio, è bello quando io solo, guarda, pur si è nucessa, è sempre bello, mamma, oh figlio maschio, è sempre bello. La mamma ti difende, ti protegge, ti allontana dalle responsabilità, se la prendono con questi giovani d'oggi che non sono neanche di casa. Ma che volete, sti guagliuni? Siamo cresciuti così, non abbiamo problemi. Oggi, ragazzi, un solo pensiero te ne andiamo.
o sabato sera in discoteca mi ha ballato. Esce nel 7 la mattina che capo come un pallone. S'hanno bevuto di tutto. Per finire l'acqua in dei portafiori. Cammini in erenza, così io famo accompagnare a casa, mi ricordo manco a rosso che cosa, capito tu? Mo dico io a sti ragazzi, sono le 7 la mattina. Stai con mia sfravagatura. Vattene a dormire, no! E devi andare a mangiare il cornetto! Ma che è sta foto di questi cornetti? Che poi li trovi in fila, fuori le cornetterie, e 7 la mattina, rom in allerta così! Parne i zombie quando cammini! Arriva una cornetteria a bocca già aperta! O garzone ci mette direttamente in bocca con net. Un euro. Non sanno neanche loro che li si stanno mangiando. Intanto la domenica mattina nelle famiglie è una tragedia. È una tragedia perché la mamma può figli maschi. La domenica mattina ha preparato un gnocco. O ruoto furno. Aspetta che l'ancioletto si svegli. O aglione si scende ai 3 o pomeriggio. Tene sulla suppelata, non sa lui. Ho visto ragazzi mettere i gnocchi in dollato, abbracciò le mie sopanine con la Nutella, una cosa indicibile. Ma chill che va in frevi in da famiglia, io padre. Oh padre non ce la fa. Un uomo che si è fatto da solo, si è fatto un cuore così, ha fatto i sacrifici a 15 anni che la marina sotto la cia fatica a viene. Questo povero uomo, questo cristiano, non ce la fa, avremo figli a 40 anni e 3 oioni ci nata un legesto, con Pigiamina Tutini che dopo lì nazzicate vicino, tu si na chiave, che lo sai che si na chiave, che no! Tiene 40 anni, 3 anni da casa mia, ma che danza la pensione, ma te ne fai? Io alla tua età tenevo una moglie, 3 figli e buttavo una casa a Nantes. Ma fatti capo a te, sono da casa. Neanche un pile pigliate le patate. Città la qua la mamma. Ah mamma. Ehi. Lascia sta. Chi li sei svegliato nervoso, figlio mio? Cioè chi li sei divertito tutta la notte, sei svegliato pure nervoso. Ehi, chi l'ha tornato ai 7 stamattina, figlio mio? E 7, ma hai capito che io faccio il camionista? Ho fatto Milano-Napoli, non mi sono neanche fermato. E chi sta nervoso? E che c'entra? Tu hai fatto Milano-Napoli seduto comodamente in coppa o camion o riscaldamento a palla. Oh, figlio mio, ha ballato all'aereo tutta nottata. E puttana che ballo sotto e viene che sta a posto. Oh, figlio mio, non c'è sta niente a fare. Arruinano figli maschi e la mamma. È così, ma io sono una persona per bene, mia moglie crede che la tradisco, io non lo farei mai, sono un bravo ragazzo, ma perché crede che io possa fare... Vito! Amore, non mi ero accorto che eri qua. Vituccio, scusami. A che cosa serve chiedere scusa se fra 5 minuti ricominciamo da capo, dai? Ma no, mi dispiace davvero. Sì, ma lo dici sempre, Marzia. Ma questa volta lo penso sul serio. Può anche darsi che lo pensi, ma conoscendoti, non per molto. No, guarda, questo è per dimostrarti che sono davvero pentito. Ah sì, e che cosa? Ci sono dei messaggini, ma non li ho letti. Lo sapevo che l'avevi preso tu. No, l'ho trovato per terra, sotto una montagna di vestiti e sul pavimento. E cerca di qua. Ehi, metto il telefono qua. Io non ho niente da nascondere. E capì? Chi è questo? I messaggini che arrivano sul mio telefonino. Sto a posto, eh? Li può leggere chiunque. Ah, grazie mille per il chiunque, eh? Pensi sempre che ti controlli, pensi? Se ti ho detto che non voglio neanche leggere. No, 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 li puoi anche leggere. Morto, Vito, ti aspetto, non mancare. Chi è? È una che mi aspetta. Una donna. Solo perché mi aspetta è donna? Gli uomini non aspettano, si scocciano, se ne vanno. Con gli altri non mi trovo. Ah. Ma sono dipinto d'occhio così freddi la situazione. È uno scherzo. Siamo una coppia affiatata, non rinuncio al tuo tocco. Allora lo sai di cosa parla? Se non mi dai il telefono, come faccio a capirlo? Vito, ti aspetto. Con gli altri non mi trovo. Non rinuncio al tuo tocco.
di palla. Così è completo un messaggio. Palla. Mi è tancella la palla, sino veramente sembra che è una palla. È un amico che da quando mi sono sposato non mi vede più a calcetto e sta all'ultimo in classifica. Marzia, basta, non possiamo vivere così. Io non ce la faccio più. Ma ti rendi conto che ho perso la mia libertà di movimento, di pensiero? Qualsiasi cosa che faccio, che dico, se riesco a scrutare, a indagare, il corno o tradimento. Basta! Io capisco quello che hai fatto per me. Mi hai parato il culo, mi hai salvato dalla bancarotta. So quanti soldi mi hai prestato, perché sui nervi chi li soldi, ma chi cazzo mi faceva? A me quello che mi ha rovinato è stato il crollo della borsa. Bella e buona, bu-de-bu! No, ma lo fui! Se non a quest'ora, lo sai dove stavo io a quest'ora? Vuoi sapere dove stavo a quest'ora? Stavo a casa di mamma! Perché mamma mia, a me, mi faceva fare tutto quello che volevo fare io! E se non mi piacevano i tubetti, mamma mi faceva subito i cannelloni caricotti, no. E mamma mia non mi leggeva neanche i messaggi nel gruppo telefoni, se faceva il cazzo suo. Lo vedi che sei tu? Sei te. Basta, ho capito, basta. Oh, se dici così mi costringi a rimanere. No, tu ne approfitti perché sai che mi fai ridere, alla fine ti perdono tutto. No, sai bene che io non ho niente da nascondere. E Gennaro, mi vuole giovedì a calcetto. Non sono donne, è calcetto. Sì, ho capito, calcetto! Però... Quando dico a mia moglie che vado a giocare a calcetto, no, basta, io vado con gli amici miei. Basta, non voglio più sapere cosa dici. Non vuole più sapere che cosa dici. Basta. Ho deciso di smetterla con questa gelosia ossessiva. Basta con dubbi, sospetti, pedinamenti, intercettazioni ambientali. Secondo me sarebbe il microspinta a casa qui. Basta, guarda, voglio cambiare vita. Già mi sento molto meglio. Mi sento più leggera. Dice sul serio? Non hai sentito? Sei sorda? Si sente leggera? Tutti ci sentiamo più leggeri. Che stai facendo, balletto rocigno? Tu a fa morto rocigno, va? E ta capa che su una botta la capandella. Tani ai! Attento a te, io vigilo. Ti manco fischietti a paletta, ti manco. Non vigile come te, mi esastrato, lo pigliassi in piena. Signor vigile, scusate, non m'aggio visto proprio. Questa non è vita. Sono donne, dottore! Oh, se tuo sangue le imbianchine chi ha creato? Sono pezzi di manzo, o bifo, o filetta, pezza a cannella. Scusi, lei è l'imbianchino o il macellaio? Vanno lavorate. Come si lavora il posteriore di un manzo appena macellato. Che schifo, che è sta cosa? Zaccato, 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 chiacchato, chiacchato, ma chi sei, un maniaco? Zaccato, 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 chiacchato, per piacere, vado a lavorare. Ciro, vado a lavorare. Per favore, chiacchato, già, silenzio. Ma tutta la casa mi viene in scivo. Guarda, nessuno va ad aprire la porta. Io devo andare a lavorare. Ho fatto tardi. Porca miseria. Senta. A venere Botticelli, una Botticella ci ha resa chiesta. Vito Prudente? Sì, lei chi è? Secchioni. Sì, chiamami Secchioni, si chiudi la cavaletta, fammi quello che vuoi indifferentemente. Ma no, cosa ha capito? Sono una sua cliente, la signora Secchioni. Manzo di lusso biondo, ma per favore! Mi perdoni, diceva, è la signora Manzo? No, guardi, ho detto Secchioni. Secchioni? Ma è strano, sai, io conosco bene la signora Secchioni, una signora di 90 anni che li porta bene, per carità, ma lei esagera nel portamento. Che cos'è, un complimento? No, è un semplice smarrimento.
Guardi, mia zia ha provato più volte a contattarla al cellulare, ma lei risultava sempre irraggiungibile. Irraggiungibile? Ma è strano. Faccia un passo verso di me. Lo vede? Sono raggiungibilissimo. Com'è simpatico. Com'è buono, chi è questo? Praticamente lei non è la signora Secchioni che conosco io, che è la vecchia arrappata. Lei è la... Oh, Gis, tu porti in Napoli, Gis. Lei è la nipotina. Infatti. All'anima è da nipotina. Ha ragione, il mio telefono era irraggiungibile, capisco. Oggi, quando un operatore finanziario non risponde al telefono, potrebbe essere scappato con i soldi. No, 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 no. No, io non sono scappato, il mio telefono l'avevo perduto, era finito sotto una montagnola di stracci sparsi sul pavimento, un po' qua, un po' là, dopo una notte di frivolezze, capisce? Capisco. Capisce, sto capendo più niente, grazie, Luca! E così è ricorsa al numero di telefono di casa che le ha dato. Ma chi gliel'ha dato sto numero di telefono? Veramente è stata una mia idea. Che bella idea. Lei ha sposato una donna famosa, Marzia Brandi. Ah, saluta, ci fanno dei fai. Così ho detto a mia zia, vedrai che lo scoveremo il tuo consulente finanziario. Che è andata alla polizia? Ma no, qualche telefonata ad amici in comune. Eccoci qua. Eccoci qua. Che bella questa casa. No, 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 qua no, qua no, qua no, è che la scala non è collaudata e scende mia moglie sul cielo. No, la prego, qua no, c'è il macellaio che sta pitturando casa. Il macellaio? E cioè, volevo dire l'imbianchino che sta macellando all'anima di chi deve, ma chi l'ha ladre. Praticamente lei è la nipote della signora Secchioni. Ada. Ada sta buona papà e mamma che t'hanno fatto nascere. Ada, oh sì sì, quanto è bella. Ada, oh sua zia mi ha tanto parlato di lei. Mia nipote, vedesse mia nipote. Mia nipote sopra, mia nipote sotto. Ada, Ada di qua, Ada di là. E lei la dà, e lei la Ada. Mia zia ha affidato a me la gestione del suo patrimonio finanziario, compresa una nuda proprietà. Nuda? Chissà che da essere. Sì, abbiamo preso possesso della casa da qualche settimana. La vecchia beneficiaria è deceduta. Così io e mio marito ci siamo trasferiti là. Oh, sei chiaro, ci pensi chiaro. Ma lo sai che abitiamo a pochi passi e non ci siamo mai incontrati? Ma dai! Noi siamo in via degli Oleandri. Noi in via dei Platani. Ci divide solo una siepe. L'ha già fa putò che la siepe! Proprio attaccati. Una siavocca. Sì. Ah, come la vorrei vedere nuda. Cosa? La proprietà, la nuda proprietà che vorrei vedere. Sì, ma adesso non è più nuda. Si è rivestita. Che peccato. Si potrebbe sempre denudare, lei cosa dice? Io dico, può darsi. Ma non ora. Oh, ma sciaccata. Che fa, va via. Ce l'hai il numero del mio cellulare? Ma sì, ho anche quello di casa. Ecco, lasci perdere la casa. Mi lasci un messaggino al telefonino più chic, più elegante? Allora io vado, signor Prudente. Ma che cos'è questa distanza? Ormai siamo in confidenza. Io mi chiamo Vito. Chiamami Vito. Facciamo Totò. Totò. O diminutivo, Totò. Ada. Dada. Totò e Dada. Pari mie scemo, tu Dada. No, 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 no. Non adesso. E quando? Quando? L'attesa alimenta il piacere. Io già sto tutta picciata, già sto... Mru Carmen, questo non è una femmina, ma la costiera amalfitana è tutta storta. Bella, ho fatto tardi, ma ne è valsa la pena. Che se l'ha già acchiappata. Che femmina, sei genato, come stai, bello... Amore? Sì. Ho detto amore, perché rispondi tu? Chi era alla porta? Hanno suonato. Chi ha suonato? Un dito. Che dito era? Ehi, sto a casa mia, saranno fatti miei. Lo sapevo pure che dito era. Non mi ricordo che dito era. Amore, vado a lavorare, ci vediamo fra un quarto d'ora. Anzi, mi ricordo che dito era. O media! Ciro, ma che fai? È presto per entrare, c'è Marzia! Scusa, tu hai detto che quando la tenda era chiusa era il segnale per me per entrare, capisci a me? Sì, ma non l'ho chiusa io la tenda, chi l'ha chiusa? Ne so io. Poi, mo ti porto da mangiare, qua non si è visto niente, io c'ho fame. Senti, per caso hai visto chi era alla porta? Sì, una donna. Una donna? Mamma mia, quanto era bella! Ma proprio una femmina esagerata! E chi era? Aspetta. Ah, una certa Secchioni. Ah,
la vecchia! Ma qua vecchia, vecchia! Ciro, quella là tiene 90 anni. Azza, chirurgia estetica fai miracolo allora. Senti, a proposito di miracolo, non è che si può avere una polpetta, una salsiccia, una fattina, ma mori fame. Ma ti hanno sempre fame, ma ti prendo qualcosa e fai colazione. Brava, sai perché? L'amore apre tutti i pori, specialmente quello dello stomaco. Fai una cosa, invece di aprire i pori dello stomaco, rapa la porta che tengo che fare. Ehi, qua sono l'imbianchino, non il cameriere. Apriamo la porta. Prego. Tommaso Caravita, quinto battaglione. Assotto Duri. Ti accomodi, prego. Grazie, signore. Sul divano, però. Sì, signore. Sì, si accomoda sul divano. Signor, sì, signore. Vabbè, lasciamo perdere. Adesso arriverà qualcuno della casa. Sì. Sofia, la segretaria della signora, si è assentata un attimo, però torna subito. Dio, che emozione! È proprio quando si è lontani dalle persone che ci si accorge della loro assenza. Questo l'ho pensato pure io. Perché quando uno non c'è, non c'è, ti accorgi che non c'è. Invece quando uno c'è, ti accorgi che c'è. Lei c'è? Io c'è. O si fa? Che cosa? Lei chi è? Ah, Ciro Limoni, signore! Che mansioni ha qui, signore? Sto pittando la casa, signore! Ha detto la manutenzione? No, ho detto che sto pittando la casa, signore! Ho capito, signore, factotum! Oh, sto pittando la casa, signore! Va bene, signore, riposo! Bravo, sì! Ozia! Ma ha detto una santa parola, riposo! Come ozia? Oh, vedete che lo scaletto, sono tre giorni che sto lago. E ho poche riposo ci voglio, età. Ma che fa? Riposo militare intendo! Attenti! Ah, militare! Certo! Lo sapete che me ne sono accorto subito appena siete entrati, Bersagliere, Bersagliere? Bersagliere? Una piuma! Bersagliere, una piuma! Che ne so? Ma pensavo che era un bersagliere spannato. Alpino, di stanza, in Afghanistan. Anche lei è alpino! No, io marina! Ma questo non è il cappello della marina! Questo è il cappello vostro! Come capillami? Sì. Ui, non mi capillami! No! Quindi voi state in Afghanistan? Già. Ma là c'è la guerra! È normale che passiamo, sennò... Anche io l'ho fatta, signore! Anche lei ha fatto la guerra? No, ha visitato un soldato, tre giorni! No. Comunque, che soddisfazione, alla fine fui fatto abile! Bravo! Però non sono partito, deriva la raccomandazione! Imboscato! No, sostegno in famiglia, rette la mazzetta una e non partetto! Vergogna! Bravo, sì! Ma da voto! Mo ha tritto una santa parola, vergogna! Mm. Ma come, tu ti pigli i sordi a me per non mi fa parte militare, Vergogna! Senta, venga qui, ma è vero quello che ho saputo? Che cosa? È finito il magnate! Che brutta cosa, dritta! Perché? Speriamo di no! Quella Sofia è andata in cucina proprio per esistere ancora qualcosa a mangiare. Ma chi ha capito? Non parlo del rancio! Ragazzo, sveglia! Parlo di Pinkel, il magnate del petrolio! Ha fatto una brutta fine! Si è mangiato un petrolio, è normale! Stava facendo una corsa in mezzo al mare, collato a picca! Guardate, da quello che mi ricordo io, solo una è riuscita questa cosa di camminare sopra l'acqua. Ah, sì? Se vede che chi state, chissà, amico vostro, non avrà trovato, come dire, un appoggio sotto ai piedi, blu, è calata a picca normale. Ma no! È morto, come Casiraghi! Ma perché è morto pure Casiraghi? Ma questo non sapeva proprio niente, guarda, non sapeva! Chi era alla porta? Ah, parlate con Sofia. Io. Signora! Ho saputo della disgrazia ed eccomi qua. Quale disgrazia? È morto Casiraghi. Come è morto? No. Ma chi? L'allenatore? Dice che stavano facendo una partita a pallone in coppa a spiaggia, no? E gli tappano il pallone a mare. Allora tu mo sai com'è fatta Casiraghi, no? O la capia io, o la capia io. Aiuto, non ha trovato appoggio sotto i piedi. Blu! Gli è calato a picco. Pare che hanno trovato solo un pallone, però tutto sporco di petrolio. E a Casiraghi non sono stato cazzo, non trovo più. Ha finito? Non dico, posso parlare? Prego. Signore, io intendo la sciagura che ha colpito la mia amica Marzia. Ah, è chi sto muovendo? È stato un colpo per me,
Ho pensato chissà che dolore starà provando la mia povera cara amica Marzia. Ed io me ne sto qui senza far niente. Io che le sono sempre stato vicino, compagno di banco. Io che l'amavo come un fratello. Ha detto? Fratello. Meroe. Che ne so. Io proprio me ne sto qui con le mani in mano. È così che ho deciso la Giaia Travera. Ha detto? Caso deciso? No, dico, devo farle visita. Ah, bravo, bravo. Adesso, se vuole dire alla mia amica Marzia che io sono qui... E chi devo dire? Dica, Bombolone è tornato dall'Afghanistan. Afghanistan. Afghanistan. Però su da Ager. Ager, un paese evoluzionario. Bombolone? Sì, sì, Bombolone, io l'ho detto, così mi chiamava, io sono un fratello. Fratello Bombolone, afgano di Aserro, paese Pulcinello, no, da passare, signore, quello no. Subito viene, non vi incarica. Chi ha detto? Ossava sull'uomo da terra. Grazie, signore! Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due! Ma ti dici uno o tre in una canzone ogni tanto, va a cagliare. È morto Pinkel. E che volete fare? Chi l'hanno morito tutto quanto prima o poi? Lei adesso non mi riconoscerà. Veramente non lo sapevo manco prima. Non sono più il Bombolone dei tempi della scuola. Occhiatone da cerra. Adesso, eh? Sono un bell'uomo, no? No, dico, quindi... Posso sposare la moglie, no? Posso prendere... Ah! No, dico, posso prendere il suo posto, no? Avrei potuto farlo anche prima. E invece no! Ho preferito espatriare. Sempre meglio che tradire un marito all'oscuro di tutto. Mi creda, amico mio, fare l'amante non è bello. Non è bello, non è bello. E così ho accettato una missione... Lì. A tu? In Afghanistan. Ah. Ecco quello che ho fatto, sono partito senza voltarmi indietro, fino a Kabul. Az, fino a Kabul senza voltarmi indietro? Uh-huh. Wow, mi è venuto un torcicollo. Uh-huh. Io mi fossi girato ogni tanto un po' a casa, un po' a là. Sapete, guardando i femmini, un po' i panorama. Dicevo a me stesso, tu! Tu non hai il diritto di desiderare la donna di un altro finché c'è lui. Adamuri! Oh, è morta! Azza la sicciata, chi? Ho avvisato la signora, un attimo di pazienza e arriva. Grazie, signora! Uno, due, uno, due, uno, due, pass! Pass! Cadenza! Ma chi l'ha mannata a chi sta? Ma chi sarà questa persona arrivata apposta per me dall'Afghanistan? Eccolo qua, questo qui che è vestito da bersagliere. Marzia. Sì? Marzia, che gioia rivederti. Ma tu... No! Ah. Tommaso! No, 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 signor, Bombolone! E infatti, ma Ciro, cosa vuole lei qui? Ma vado a lavorare, no? Signor, va vignato con me, quello così si fa chiamare, Bombolone! Sì, va bene, grazie, vada, vada! Bombolone! Ma come stai? Ma che fate in tutti questi anni? Mi sono arruolato, Marzia, militare, in varie missioni. Me l'ha già fatto tutto quanto. Guarda come sono cambiato, eh? Ho perduto anche quel mio strano accento di Acerra. infatti, bravissimo, l'hai perduto proprio. Tommaso? Ma che ti sei messo in testa? Il cappello. Ma dimmi, come mai sei partito? Lasciamo perdere, Marzia. Un esilio forzato. Una donna? Sì. Un amore non corrisposto? Dimmi tutto, dai, sono curiosa. Chi è? Sì, Marzia. Sei tu. Ad aiuto. Ah, sta qua. Tu, Marzia. Cosa? Sì, Marzia, io sono andato in esilio perché t'amavo. Ma che dici? Non potevo dirtelo prima, c'erano sempre complicazioni. A scuola eri sempre fidanzata col compagno di classe, poi hai sposato il magnate. Ma ora, Marzia, non ci sono più ostacoli. Io ti ho sempre amato. Marzia, sposiamoci. Ma chi, noi? Oh, povero Bombolone. Chi dà? Eh? Che c'è? Perché ridi?
Ma no, ma perché non possiamo sposarci? Ma chi te lo vieta? Beh, ci sarebbe un piccolo ostacolo, ecco. Ma lo supererò, ma cioè, io ho fatto la guerra. Sì, ma mi sono risposata. Ma tu che hai fatto buttare dicendo quel lavoro? Ma che hai detto? Quali tristi parole vengono fuori dalle tue labbra? Io non ci posso credere, non è possibile, Marzia! Guarda, chiedilo a mio marito, sta entrando adesso! Ma come tuo marito, Marzia? Come tuo marito? Ma tuo marito non c'è più, tuo marito! Chi ha? Finanza, finanza, chi è? No, dice che... Prudente! Non mo dici! Non mo dici! Bombolo! Vito! Che fai? No, ci vado che ci sta! Vito. Bombolo! Ho gattone da cerra! No, Vito, sono cambiato! Bombolo, mi sono sposato! No! E indovina con chi? Con chi? Guarda con chi? Con chi? Oh, è Marzia Brandi! Oh, non l'avevo riconosciuta! Guarda da qua! C'è sta tutta la testa zio! Brandi, cara vita, prudente! Ah, fatti la palla in ordine alfabetico! Oh, gatto, è sta qua! Brandi, cara vita, prudente! Foto, ricordo! Oh, soggetto nella classe! Il rap! Marzia, ti ricordi te! No, no, o rap da cerro, o paese puccinato! No, ma non parlo più così, caro Vito! Non dici più acerro! No, sono cambiato, Vito! O rap puccinato! No, non dico più... siete acerro, paese puccinato, l'hai visto? Wow, la pezzo proprio la c'è. Te l'ho detto! Facciamo il rap, dai, facciamo! No, no, non lo faccio più, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio! Va bene, bombolone, non lo fare. Dai, fallo! Va bene, lo faccio! Lo sapevo che lo facevo, bombolone! 3, 4, in a Cherry Street, when you want to say what is you must say me, chi è, chi è, chi è, chi è, when you want to say what time is it, you must say me, chiore, 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 chiore! Che fiorenda! In a Cherry Street, if you want to say what is you must say me, in a Cherry Street, if you want to say what is you must say me, in a Cherry Street, if you want to say what is you must say me, in a Cherry Street, if you want to say what is you must. Acerra, what time is it? Cure, cure, Acerra Street. Vito. Oh, gatto! Mi fai male, Vito? Mi fai male? Troppo bello, gatto! Mi fai male, Vito? Chi è chiore? Chi è chiore? Un cerrone! Sono cambiato, Vito! Sei cambiato? Sono cambiato! Ma veramente? Ah! Mamma mia! Non faccio, Vito! Senti, bombolone, e come mai mo c'hai la tuta? Mi sono iscritto alla palestra! Ma qual è tutto? Mamma, fai tanto ridere, guarda. Qual è tutto? La mimetica. Tutta mimetica. Come si chiama? Mimetica. Mimetica? Che c'è, mimetica. Dale qua, e dale qua. Vedi, non faccio. Vedi, non faccio. Che? Vedi, non faccio. Ah, pazzia, no, non sto giocando. Sto facendo la war. Stai facendo? La war. Aspetta, bambolo, fammi capire. Cioè, tu stai facendo la guerra. Ah. Tu. Ah. Hai capito, ma a chi stiamo noi? E noi morimmo tutti quanti, secondo me. Non posso avere maledetta guerra. Sono già in Kabu. Kabu? Kabu. Ehi, che buco! Hai chiuso qua c'è. È chiuso? Che ti dico, un negozio c'è? Qual negozio? Ho capito, che buco, ci chiuso qua... Non c'è che buco, hai chiuso qua, che buco, hai chiuso qua c'è. Una bella mattina.
Ma vuoi la chiocca? Me ne partite! Zino a cabù! A cerra cabù, una tirata, cabù! Dice cabù, niente, vado a cabù! Certo, l'hai perso proprio l'accento a cerra, non so! Non ci capite niente, però! Una bella mattina! Mi gruppai a chiocca! Mi gruppai a chiocca! Me ne partite! Rasciare Zina a Kabul, Afghanistan. Si è affogato in grande. No, perché? Non si capite. Vedi, ma non c'è da fare guerra a Kabul, Afghanistan. Kabul, in Afghanistan. E che c'è te? Sfassano ai, mamma. E sei partito da Cerra? A Cerra Kabul, via. A Cerra Kabul. Ah. Come sei andato, con l'aeroplano? Perché a Cersa l'aeroporto? Ah, che c'entra? Lo so che non c'è, voglio dire, da Capodichino, no? Sei partito dall'aeroporto. Con sottomarino. Da Cersa? Ah. Battuto da Fraolo si partì. Perché a Fraolo sto porto? Perché a Cersa sto porto? No. E allora? Parato in Molagna. Olagna! Ah. Allagna allagna! A zoom a zoom! Come si è tammare? Ma ti è tammanetto! Via! Una tirata! Zina a Kabul! Fui malamente! Fui fosti! Fui! Certo, con un sottomarino in delagna, mamma mia! Dupava qua, dupava... Allora. Ah, toccava! Duppava, che c'è? Duppava. Però quando scelta a mare mi tiette a manetto. Popo, popo, popo! Fai fosti, fuia! Vabbè, senti, Bombolone, e come mai adesso stai in Italia? Niente, ha già avuto a Turner. Che? Ha già avuto a Turner appositamente. Che ha avuto? Turner appositamente. Perché ho saputo del funerale di Pinchiano e subito. Chi è morto? Nessuno. Tu vuoi... No, a me no. Ehi, dove sta stata vicino a Is? Si sente... Lei deve andare a lavorare, è qui per lavorare, non per intrigarsi dei fatti nostri. Ma che qua che ci è passato con Cristo? E manca se ne va. Ehi, signor Ricciardo. Fammi sentire. Signor Ricciardo. Ho saputo del funerale di Pinchè e subito. E chi è sto Michele? È morto Michele. E come è morto Michele? No, io non conosco proprio sto Michele. Tu muoi, è morto Michele. No, aspetta. Tu muoi l'eccisi, no, no. Navito, tu fai in galeraggia, ma tu muoi, è morto Michele. Ma no, tu... ho già avuto la marenna, no? Questo fa colazione. Lei deve andare a lavorare, Sentite, voi siete un frate, hai te morto Michele. Ma non fa che cosa fa chi? Non te frate, vieni. Fomittola, alza la pure. Alza frate. Già che frate. Vada a lavorare, per piacere. Se la regione ha pittato sulla finestra, pittata. E come è morto Michele? Che li mostri? Ma babolo, per piacere, non mi esaurire. Tu hai te morto un funerale, Michele, e sono venuto. No. Agito, ho saputo del funerale di Pinchella. Si è andato Pinchella, e sono venuto. Di Pinkel! E che c'è di Pinkel? Certo, l'hai persa l'accento serrano, ma se lo trovo tu porta la rete un'altra volta, mia grida. Se capivo meglio prima. E sei venuto apposta fin qui. Ah. Beh, è carina questa cosa, voglio dire. E tu mo vieni. Ah, buono. E che stai venendo appena a Kabul. Sono passati degli anni, comunque è carina da parte tua, perché nonostante siano passati degli anni, Marzia, ogni volta che ne parliamo, lei si dispera. Guarda, fa questa faccia e mi fa stare male, ma anche mamma, ma funaissimo modo il capo. Guarda, fa questa espressione, mi fa quasi commuovere. Non male. Ho buttato un carruzziere, c'è rimasto la fotografia. Là. O primo cavallone faccia blet. O motoscafo tu hai in coppia e scoglia, io sono stato cazzo lo trovo. Stato mangiato i pisci.
No, hai già visto. Vabbè, basta. Queste facce tristi non le voglio vedere, ok? Senti, ma sarai un po' in Italia o te ne vai subito in Afghanistan? Credo proprio di sì, invece. Perché? Infatti, un paio di settimane me lo torno subito a Kabul. Stai 2 settimane in Italia? Sì, sì. Sarai a casa nostra? No, i tuoi bagagli dove stanno? No, aspetta, in albergo. Li vai a prendere e sarai con noi. Vito. Amore, abbiamo appena ristrutturato la dipendenza. Anzi, Ciro, venga con me. Andiamo a vedere se è pronta la dipendenza. Per Tommaso, forza, andiamo. Vito! Ma perché l'hai sposato? Perché lo amo. Ah. Beh, quando si ama, che altro c'è da spiegare? Va bene. Io me ne torno a Kabul. Bravo. Ciao. Ciao. Marzia. Sì. Che viaggio inutile. Annazzerà. Ma dai, Tommaso, su, ognuno ha il suo destino, no? Hai ragione. Ciao. Ciao. Marzia. Sì. Promettimi una cosa. Nessuno è immortale, si può morire da un momento all'altro. Oh. Se avessi a morire pure Vito, promettimi che mi scrivi un messaggio immediatamente. Vieni, sono libera. Ma ti sembra una cosa da dire? Secondo, Marzia, lasci il numero di telefonino. Sì, addio. Aspetta, ne Marzia. Addio. Non mi metto manco a rivederci. Sapiate, manco un numero, visto. Tutto a posto, sta facendo una spazzata, la camera è perfetta. Sì. Mia moglie dove sta? Ti ho lasciato proprio adesso. Bene, 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 bene. Va bene, mi manco proprio a capo. No, 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 sarei con noi. C'è la dipendenza. Bombolo. Ma che c'è, Bombolo? Qualche problema? No, no, ti prego, Bombolo, io quella faccia la conosco. Siamo tornati indietro ai tempi del liceo. Tu sei così per una donna. Oh, mamma mia. Oh, Bombolo, no, mio Bombolo. Amma bene, vieni qua. Chi è stato? Chi è stato quella cattivona? L'ha fatto piangere a Bombolo, no, mio Bombolo. No, mio Bombolo. Mi sembra stata una chiave che fai. Non è mai affittato. Ti fidanzavi e loro non lo sapevano. Ti ho detto, con le donne devi fare come me. Devi cambiare, devi scambiare. Non ti devi innamorare. Hai capito? La anziglia, pigliato. Ma tu sei sposato. E sono sposato, che significa? L'uno è sposato significa che è morto. Guarda, proprio quando uno si sposa incomincia a vivere. La donna quando vede la fede si eccita. Ma che è ripigliato, Bombolo? E come fai con Marzia? Non è gelosa? È gelosa? Che schifa! Bombolone! Gelosa, è gelosissima! Eppure era così credulona. Ti ricordi al liceo, quando io stavo insieme a lei e uscivo con un'altra ragazza? Lei casualmente lo veniva a sapere? Oh, lei lo veniva sempre a sapere, ma come faceva? Ed è intuito femminile. Tomà, là ci stava qualcuno che si faceva i fatti suoi. Io? Come? Io no. Tu sei amico mio, solidarietà maschile. Voglio dire, gli raccontavo 4 fesserie e si apparava la situazione. Ma no, Tomà, è cambiata. Ma da così a così. La vita l'ha cambiata. Ma qua la vita? Sofia l'ha cambiata. E chi è? Non la conosce, è la sua assistente. Un'arpia, la personificazione dell'avversità. Un cataclismo. Allora, ah! Io sto pronto, ma che affare? T'ha beccata! Ma che è una Molotov? No, è una paposcia! Come? Ma vedi com'è fredda e glaciale con gli uomini? Da quando il marito è scappato con la portinaia, ci ha calato una sala cinesca con un lucchetto gnu che la disgrazia! Oh! Chiappata! Lei mi sta condizionando mia moglie. Gli ha messo in testa che gli uomini sono tutti traditori e infedeli. Ma quindi tu sei in trappola, hai le mani legate. Io le mani legate? No, Bombolone, io le mani legate? No. Bombolone, no, io le mani... Io esco tutte le sere. Ma Bombolone, io ho un movimento per le mani, è venuto qua la nipote di una mia cliente. Non è una donna, ma per la costiera amalfitana è tutta stata. Come fai con Marzia? Non è geloso? Ma io c'ho il rimedio, ma tu non sai niente, da parecchio che non ci vediamo, ti devo raccontare un sacco di cose. Ho un mio rimedio, ma non sti mezzucci che usano i mariti, quelle robe da dilettanti. Oh. I miei sono metodi scientifici. E che è questo rimedio? Quando lo vedrai capirai. Se poi te ne vuoi andare in Afghanistan. No! Resto! Bravo!
Bombolo, dicevo non voglio a guerra, guerra! La dipendenza è pronta! Vuoi vedere la tua camera? Come no? Approfitto pure per mi fare una sciacquata. Sai, da cabullo fino a qua. Dai. Senza voltarsi indietro. Senta, lei è l'imbianchino. Ho detto, non si deve prendere queste confidenze. D'accordo? Accompagniamo il signor Tommaso alla dipendenza. Per favore! Ma mi rivo... È lei? Bombolo, io sapevo, è lei! Ti dispiace se non ti accompagno? No! Capisci a me, Bombolo? Sto lottando per la libertà. Per carità, fai con comodo. A guerra, guerra. La nuda proprietà è libera per una visita. Sorridi. Ah. Ma come sei venuta bene. Bombolone è andato via? Sì, sì, io ho dato la dipendenza, sarà con noi due settimane, sai che risate. Ci facciamo il rap ogni sera. Amore, sto facendo un video, eh. Oh, ma non adesso. Vieni male, amore, dai. Ti sto videando, video. Video, mare, quanto è bello, vidi. Guardami. Bravo amore, vieni, siediti qua. L'esperimento è riuscito. Ehi, apri gli occhi. Guardami fisso qua. Ehi, non distrarti. Devi fare ciò che mi va. Sì, brava così. Sempre così, devi dire sempre di sì, perennamente baby, hey! Così mi piaci, baciami in bocca e vieni qua, lascia che io. Innovazione, Vito! Ti è piaciuta? Oh, bella. Ti troverai benissimo con noi, Bombolo! Grazie pure a te, Marzia. Dai, Marzia, andiamo. Arriviamo, che vuoi facciare? Esco, tu esci con me, vai in albergo, prendi i bagagli, ci vediamo esattamente fra 2 ore. Va bene, va. Questa donna che tengo per mano, al minimo gli devo dedicare un paio di ore. Tu esci molto, sei tua moglie là! E quando ti sente quella? Bombolo, ecco qua, questo è il rimedio di cui ti parlavo. Io ho un fluido, ipnotizzo le donne. Le donne? Guardala, lei adesso dormirà profondamente. Quando torno gli soffio addosso, si sveglierà, ma non si ricorderà più niente. Addosso? Sì, insomma, sulle facce, sulle mani, sui piedi. Insomma, ogni donna ha una sua sensibilità. E Sofia non ce n'è donna. Sofia! Mi hai discutato da Sofia! Okay. Grazie, Bombolo! Primo cane presa, c'è ipnotizzato. Me sono dimenticato, ma se ne accorgerà, vede mia moglie così, se ne accorgerà, Bombolo. Dammi una mano, mi devi guardare negli occhi, ok? Copri mia moglie, una favore. Sofia, vieni subito fuori! Che c'è? Che vuoi che mi chiami sempre? Io sono la segretaria di tua moglie, capito? Quindi si mette la segretaria sua, non si mette per in testa, che non sono la segretaria. Guardami. L'esperimento è riuscito. Baci che è stato. È bello che mi sia antipatica. Sì. Siediti qua. Anzi, fa una cosa, vattene in camera tua. Non te voglio proprio per te. Camin, vai, subito. Vito. Maralara Croft, salta l'ostacolo. Sì. Ostacolo. No, gira a sinistra, dritto, a destra e avanti. Un, due. Posso? Chiuda in e nasce chiù. Ma che tiene in mano un telecomando? È come se fosse, Bombolone.
E mo che fai? Chiudi tutto? Ma devo chiudere, allora non ne capite niente. No. Abbasso la luce per non attirare l'attenzione da fuori. Queste sono le chiavi del cancello esterno della tua camera. Se arrivi prima tu, aspettami nella dependance, ok? Amore, stenditi. Brava tesoro. Adesso dormi. Sogni d'oro, amore, sogni d'oro. Bombolone, dai. Sì. Dai, che vado di fretta, sì, Bombolone, ti prego. Dai. Sì, vengo, Vito, non trovo il cappello. Eccolo, Vito, l'ho trovato. Ah, guarda, guarda. Le chiavi, Bombolone, devo chiudere la porta da fuori. Un minuto su. Marzia, noi, a Maffei. Ma non ti sente. Hai visto che rimedi, facci quello che voglio, Bombolone. La tenda è chiusa, il segnale di Sofia. Mannaggia, mi sono strappato tutto il pantalone, guarda qua. Qui, Sofia, sei tu? Ti sei sdraiato sul divano, Cattaccia combina, Sofia!
No. Brava, vicino menzogna. È una battuta, ma... Te lo dico io da dove vieni. Tu vieni dalla casa della tua amante, la moglie di Savionetti. Saponetti? Savionetti, sai benissimo di chi sto parlando. Ma chi è su Sapon... Quell'idiota, tracatrà, tracatrà, wow, 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 che è uscito di qui poco fa. Amore, aspetta, ma tu stai parlando di quell'uomo che è appena uscito da casa, no? Amore, dai, oh, mi hai fatto venire un panteco. Non ridere! Stavo facendo delle osservazioni. L'hai detto tu stessa, amore, è un idiota. Non è neanche sposato quello là. È pazzo, ma lo sanno tutti, mi meraviglio che... Non... Amore, mi devi credere. È pazzo, vengi con questa moglie che non esiste. Qua Fredda, la fella, Maria, di chi dato. È completamente fuori di testa. Vedi com'è chiatto? È tanto chiatto quanto pazzo. Lo chiamano il chiatto pazzo. È pazzo, eh? Lo sanno tutti, eh? E dimmi, sanno anche di te e di sua moglie o non lo sanno? Cosa? Lo sanno o non lo sanno? Aspetta, lo sanno o non lo sanno? Ma che dovrebbero sapere? Secondo me fra poco lo sapranno tutti quanti. Ma perché? Che vuoi fare, amore? Amore, dove vuoi andare? Dove mi pare? Amore, mi arrivo... Come ha fatto a svegliarsi? Non mi è mai successo. Qualcuno l'ha svegliata. Bombolone! Io no! Bombolone, qualcuno ha svegliato Marzia, ma non so come. E come si è svegliato? Ma non lo so! Vuoi vedere che qualcuno è entrato dalla finestra? No, non è possibile, vedo dalla finestra, è troppo alta. Chi ne sono 60 centimetri? Io personalmente non ce la faccio proprio zuppato. Oh, sei pure un militare. Militare arriviamo fino a 50, 51 massimo, hanno avuto i miei oltre. Ma non è questo, è che chi è entrato qua doveva sapere anche come svegliarla. Ti giuro, l'ho detto solo a te. No, Vito, io non sono stato, ma voi non mettete dove soffiare. Ma lo so che non sei stato tu, mi faresti mai una cattiveria del genere. A chi te la faccio vomitare? Ma non lo so, Pomolo. Ma stanno certo che se acchiappa quello che ha svegliato a mia moglie, o faccia male veramente! Io me ne torno a Kabul! No, mi serve qua, proprio... Vito, Vito, soccassemeli a Kabul! Aspetta... Vito, 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 ti devo parlare! Vito, ti devo parlare urgentemente, però... Però... prima fai uscire tuo figlio. Mio figlio? Figlio? Tommaso! Io fosse un figlio! No, tu, ma per piacere, esaurito! Aspetta, una parola lì! No, mi fai litigare! Se sei una parola lì! Mi fai litigare! Arrivo un po' che una cosa, ma niente, niente mi hai visto con biberon, non mo! Non mi fai litigare! Fammi capire, mi hai visto trasferire con un passeggino! Ma tu sei smuto, sei da finire la capatare! Bravissimo! L'hai fatto studiare all'estero! Bombolone! Non parlare afghano, parla italiano. Non è afghano. Ma che gli hai detto a quello? Bravo, sempre l'educazione. Riprendi a tuo figlio, bravo. Ma che tieni 100 anni che tengono figli così grossi. Ma perché mi somiglia che è mio figlio? E tuo marito? Ma chi sei, scemo veramente? Senti, delle cose vostre non mi interessa, fallo uscire che ti devo parlare. Bombolo, abbi pazienza, aspettami fuori. Ma chi è un creditore? È un cretino, Bombolo, mi piace. Un creditore cretino. Bombolo, mi piace. Sciami, sciami, sciami. Bombolo, mi piace. Che cosa vuoi? Tu adesso devi parlare come... Ah, per favore, Alfredo Maria, state zitti che sto parlando col signore. Te buttate una davanti in creatura a piedi, te buttate, santo cielo. Tu adesso vieni con me. Dove? Da mia moglie. No, per oggi va bene così, grazie. Vito, ma tu alle donne... Alle donne... Bambini, coprite che non potete sentire. Alle donne, che gli fai? Perché? Perché mia moglie sta su un divano, dorme, non si sveglia, sta così. Certo. Lo so. Sta dormendo come tua moglie che sta... Che dormiva sul divano, hai ragione, sul divano. Sì. Il divano, mi scusi, la signora dov'è? Si è sciolta, arrivederci. Vito, apri! E si è materializzata in camera da letto, ti prego, te ne devi andare adesso, non è il momento. No, tu devi venire con me adesso. Io non posso, è il problema di Marzia. Se mia moglie va fuori a spifferare tutto, io sono un uomo morto. La puoi svegliare da solo. Se, e come? Non gridare, se mia moglie ti sente, tu dopo sei costretta ad ammazzarmi. Bravo, è vero. Lei non lo deve sapere. Brava, mia moglie non lo deve sapere. Non lo deve sapere. Non lo deve sapere. Che bella sta canzoncina, l'hai scritta te. Ma tu sei scemo o fai finta che sei scemo? Faccio finta. Da Alfredo Maria, no, no, aspettare qui, bambini. Tu hai detto che io la posso svegliare da solo, come faccio? Sì, sì, gli devi soffiare addosso, in faccia, sulle mani. Avrà una sua sensibilità, no? Ho capito, tu dici che se io soffio lei si sveglia. Si sveglia. Tipo così. E si sveglia. Tu accusi Amanda in coma. Ma che ti ruga, andarono bracciatate. Che una puzza esagerata. Senti, ma non è qualcuno a casa che può soffiare al posto tuo? Purtroppo no. E come si fa? Mi è venuta un'idea. E cioè? Mi prendo una caramelluccia. No, pigliene 7 o 8, fatta il gruslo, che...
Io ti vedo ancora in bianco e nero, ti vedo. Dai, Alfredo Maria, a casa, dai, dai, dai. Vita, vita! Non griccia la mania di gridare, sto tizio! È vero, scusa, ma non mi hai detto se devo soffiare caldo o devo soffiare freddo? Soffia come vuoi tu! Uè, piano, non urlare, che se ti sente tua moglie io ti devo ammazzare! E lei non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere! Vito! A me i scemi mi fanno paura. Ah! Che cos'è? Una mania adesso quella di chiudermi a chiave? Amore, adesso non mi crederai, lo faccio senza accorgermene. Infatti non ci credo. E se uno lo fa senza accorgersene, significa... Hai perso qualcosa, amore, ti serve una mano? Minaccia pioggia! E allora? Dov'è il mio ombrello? Ma amore, tu sei fuori di testa, vieni qua, parliamo. Amore, parliamo. E non provare a chiudere a chiave. Parliamo, ma... Non ci provare! Ma vieni provare. Qua, parli... Santo cielo, ci è mancato poco, si incontrava con Savionetti. Sarebbe stata la mia fine. Ah! È andato via quello! Che dia? Bombolo tu ira muria piccerini sotto una bomba a mano in capo. Perché? Stevi squagliando. Vieni dentro che mi serve. Sì. Aspetta, non ce la fai. Vieni sì. Dalla porta. Vai, fai vai, il giro dal giardino. Vai, vai, vai. Dimmi, dimmi, Vito, dimmi. Allora ce la fai a scavalcare. Mo sì, prim no. Mo sì, prim no. Perché l'hanno abbassata. A militare hanno fatto l'aggiornamento, eh. Ma chi era quello? Quello è il marito di Ada, la donna dell'appuntamento di cui ti parlavo prima. Ma tu hai fatto buttare cenno che lavoro? Non parlare afghano, parli italiano. Non è afghano. Ma chi hai detto? E come non ci fa capire? Perché è venuto qui? Perché mi ha chiappato in flagrante con la moglie. Io come? Stavo sul letto, lei mezza nuda, era bellissima. Come? Lei ha detto, ma tu come fai a uscire di casa se tua moglie è così gelosa? Io mi sono vantato. E tu sai, io ho un fluido, io ipnotizzo le donne. Ma dai, ma quando mai? Ma è possibile? Ah, perché non mi credi? E allora guardami, guardami. Guardami, guardami. Guardami, guardami, l'ho ipnotizzata e non mi... Bobolo, Bobolo mi servi, Bobolo! Ti sto seguendo, vai! Scusa, Bobolo mi era adombrato, pensavo che ti avevi ipnotizzato pure a te. Io lo faccio solo con le donne perché mi fa schifo guardare gli uomini negli occhi. Sono un uomo. E lo so, appunto. E quindi praticamente l'avevo addormentata, la dovevo svegliare. Stavo per soffiare. Beh. In quel preciso istante è arrivato il marito. Mannaggia, corderal, mannaggia. Mannaggia, corderal, mannaggia. A corderal. A corderal. Mannaggia, corderal. O Gardarail! O marito è venuto perché ho parlato strano! Non lo so, tu... Tu hai detto Gardarail! No, tu hai detto annaccio Gardarail! L'ospedale hanno buttato Gardarail! Ma quale ospedale? Tu hai detto o Gardarail! Vita, zitto, mannaggia, Gardarail! E chi resta Gardarail? Oh, non conosce Gardarail! Ti giuro, non mi hai sentito sta Gardarella? Non ti è mai capitato di sentire mannaggia Gardarail! Ti chiedo perdono, ma non l'ho mai sentito, mannaggia la cardarà! Vita, come te ce fa capire? Perché è così difficile spiegare? E come tu traduco, mannaggia la cardarà? Addirittura, e che è sta cardarella? E ma come hanno mannaggia la cardarella? Mannaggia la fella biscottata, no? La fetta biscottata? La fella biscottata. Cat? La fella biscottata. Cal? La fella biscottata. La fella? La fella biscottata. Agna palengo, prima che si fu a me si rida. La fella biscottata. La fella biscottata. Agna pa. Il santo cielo, signore, mi aiuta tu. Agna pa, Vito, agna pa. Prima che si fu, agna pa. Ma che c'è che pa? Palengo. Ma palengo, piacere, mi stai sciupulando a me. Vito, non sai, manca la fella biscottata. La fetta biscottata, no, la fella, palengo, piacere. Vito, non capisci, mannaggia, cardarella. Non capisci, mannaggia, fella. Biscotta, Navid, ma tu è rossi! Io rosso! Io rosso! Tu non capisci! Tu non capisci, Navid! Tu come parli? Ecco, quando sono fatto molto malamente come lì. Parla piano, può essere che capisci. Ma che cane, quando sono fatto molto malamente come lì. Tu pensi a fuori spiritosi, rispondono a me! Ma io ti voglio rispondere! Ma quando sono fatto tutto male, ma E parla piano! Quando succede una tragedia! Una tragedia! L'ho capita la tragedia! Ah, abbiamo trovato un termine in comune! Ma in comune di Napoli, noi comune di Acerra, capito no? La tragedia! Quando succede una tragedia! Una tragedia pesante, una tragedia me la mano, Io come dico? Mannaccia morte! Non fai niente! Non ci voleva, mannaccia morte infama! Non fai niente! Porca miseria! Vedi come mannaggia la cardarella, giusto niente!
a cardarella mette la coppa a chiodo. O fa una cafunata, arrivi a mannaggia la cardarella. Non lo sapevo, l'avranno inserito, mo devo chiamare l'Accademia della Crusca, forse... E chiama che se fa... Ma no, non è una persona... Vabbè, comunque, stavo per svegliarla, è arrivato il marito, ho messo la sua giacca... No! Ma mi fai rimettere pure a me? Ma che stai facendo? Se vedo uno che rimette, rimette pure io. Ma che rimette? Non c'è rimasto, che c'è rimasto? Non c'è niente da rimasto. Non c'è mangiato oggi, che c'è rimasto? Ho visto che stavi per rimettere. Ma chi è che stai per rimettere? Che c'è rimasto? E tu hai fatto così. Ma quando... Ti ho visto io. Vida. Era un'espressione di meraviglia. Ma perché tu hai così di meraviglia? Sei tu come mi segui? Ma tu vorrei essere buttato per l'occhio, fo! Ma quando mai? Vabbè, praticamente la stavo svegliando, mi sono messo la sua giacca, lui mi ha acchiappato. Vedi che ti dico, questo te lo farà pagare, eh? Pagare? È venuto perché mi vuole ammazzare! Bene! Che bello, chi stai scemo? Vabbè! No. Abbiamo fatto un patto, una cosa strana, ma va bene per me. No. Dici che lui, se questa cosa non si viene a sapere in giro, lui non mi ammazza. Lo farebbe solamente perché i suoi affari andrebbero a rotoli, ma non si capisce niente quando parla con Alfredo, Raffaele, Michele, non si capisce niente. Ma è stato molto chiaro. Dice che sei uno solo. Uno solo viene a sapere che io sono l'amante della moglie, lui... T'ammazza! Bravo! T'ammazza! Non dici di più! T'ammazza! Basta, bombolone! E chi potrebbe dirlo in giro? Mia moglie era sveglia. Tua moglie! Ha sentito tutto! Tua moglie! Mia moglie! Per vendetta, bombolone! Per vendetta! Hai capito? Tua moglie Pesa. Per vendetta! Ma mi stai piando poco culo, bombolone! No! Bisogna fermarla! Perché? Ma allora si proprio un bombolone! Se uno solo viene a sapere questa cosa, io sono un uomo morto! Adesso ho capito! Signore, ti ringrazio, bombolone, ha capito! Devo trovare una soluzione! Ehi! La già trovai la soluzione! A se vi scanno per te! Bombolone, ti prego, il fatto è drammatico, ok? Devo ragionare, devo pensare. Adesso vedrai che cosa sono capace di fare. Mettiti davanti alla porta. Se dovesse tornare questo Savionetti, non farla entrare. Tu sei un militare. E chi ti passa a te? Bombolù, mi affido nelle tue mani. Torno subito. Vito, sempre tranquillo. A sotto porta ci dico, non faccio manco tra sì. Senta, lei Savionetti, moglie di Sedena a vita, cornuta! Vieni con me. Baciama. Basti che sta, è vero che mi sei antipatica? Sì. Dì all'amico mio Tommaso, mentre Marzia dormiva, io sono uscito di casa. Ma che dici? Vito non si è mosso di qua. Brava, tu hai guardato tutto il tempo la televisione. Dì all'amico mio Tommaso, com'era il programma? Mamma mia, che bella puntata! Brava, e se Marzia dice, ma quale puntata? Io non ho visto niente. Per forza, tu hai dormito tutto il tempo. Brava, baciama. Basti che sta, è vero che mi sei antipatica? Sì. Siediti qua, Sofia, tu devi stare qua, ok? Facciamo una cosa, siediti là, sul puff, vai, subito! Qui mettiamo Marzia, l'addormentiamo davanti al televisore. Si è rotta! No, ma che è rotta? Questa si chiama induzione ipnotica. Fa tutto quello che dico io, vuoi vedere? Siediti, alzati, fammi un occhiolino, fanno pernacchia a bombolone. Adesso balla, guarda come ballo. Adesso pigliamo Marzia, la addormentiamo sul divano davanti al televisore. Quando si sveglierà, lei non si ricorderà più niente. Però prima firma Shakira. Chi è Shakira? Ehi, guardami, non sai ballare. Siediti, devi fare quello che dico io, ok? Allora, prendo Marzia. Marzia. Sì, sta dentro. Sta fuori. Sta dentro. Fuori. Tu stai fuori, caga. Pure Marzia. Sta fuori. Amore, sei bellissima. L'hai trovato l'ombrello? No. E quello che cos'è? Allora, se lo vedi cosa chiede? Chiede lui! Ma è per dialogare un po'. Ma che... Dove vuoi andare? Devo andare a firmare il contratto, l'hai dimenticato? Ho promesso che ti accompagnavo io, no? No, ho cambiato programma. Mamma mia, che bella puntata! Ma che puntata? No, ho detto giornata. Veramente, io ho sentito puntata. E tu stavi lontano, non hai sentito bene. Ha detto giornata! Ma se sta per piovere? E per lei è una bella giornata. Bella giornata! Io voglio mettere in discussione così di Sofia. Bella giornata! Per lei quando piove è una bella giornata. Bella giornata! Basta. Va bene, Sofia, prendi l'ombrello e accompagnami tu, dai. Ma che dici? Vito non si è mosso di qua.
Cosa? Per forza, tu hai dormito tutto il tempo. Ma che dici? 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 Perché sei ingagliato? Guardami, ma che dici? Ti ho spiegato come sono andate le cose, no? Non credo una sola parola di quello che hai detto. So benissimo che sei stato dalla tua amante. Io? Ma che dici? 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 Ma smettila! Tanto entro questa sera tutti sapranno che sei l'amante della moglie di Savionetti. Lui ti ammazzerà e lei si troverà un'altra amante. Io resterò vedova e mi troverò un altro marito, tutto qui. Brava. Grazie. Prego, non lo farai. Vedrai se non lo farò. Non credo che lo farai. Vedrai se non lo farò. Amore, guardami, guardami. Guardami, guardami. Guardami, guardami. L'esperimento è riuscito! Le tremute ne davo! Adesso pensiamo alla messa in scena. Sul tavolino rosso c'è un mazzo di carte. Prepara un tavolo da gioco, io e te giochiamo a scopa. Non so giocare a carte! Va bene, uguale, non ti preoccupare. Sofia, dammi una mano. Vieni qua. Dammi una... buonasera! Dammi una mano a sfogliarla, vieni qua! Ma che fai, la sfogli? La devo sfogliare, bombolone! Davanti a me! Che c'è? Tu sei amico mio, non c'è malizia! Infatti rimango del tutto indifferente. Rimetti tutto nell'armadio. Tutto nell'armadio. Anche l'ombrello. Ombrello. Portami la vestaglia di Marzia. Vestaglia di Marzia. Basama. Basi che sta. È vero che mi sei antipatica? Sì. Vai, torna subito. Dai. Vito, aiuta! Non ti pensa neanche. Ma paura stesso. Di che cosa? Non so se sto capendo niente. Che mia moglie ha scoperto tutto, l'hai capito? Questo sì. Bombolo, tu sei troppo distratto. Ma che? Lo sto facendo per non essere ammazzato. Sì, però io non mi trovo a parlare innanzi a Marzia. Non ti preoccupare, quando tu la notte vai a dormire, sogni e il giorno dopo non ti ricordi niente. A notte faccio i guardi, non sogno e mi ricordo tutte cose. Ma gli va mandato a chi se... Lei no. Non sogna. Lei non fa le guardie. Vestaglia. Portala giù, febbre. Vito. Sono sotto ipnosi, è disgraziato. Sofia, vieni giù che mi servi. Bombolo, sul tavolino rosso ci sta un computer, prendilo. Sì. Amore, siediti qua, vieni, amore, siediti, brava. Sofia, a dove vai? Tu qua, devi stare qua. Siediti qua. Osce, damo con... Mannazza, capito. Adesso stai su internet. Naviga. Navigo. E se in un'ora, come fai a navigare? Quando guarda la televisione mette gli occhiali. Dai. A te pigli. Nel cassetto rosso ci sono gli occhiali. Sì. Io preparo le carte, giochiamo a scopa. Uno, sì. Due, poi tre e quattro. Sì. Uno, due e tre. Uno, due e tre. Vieni qua. Non vedo. Marzia, metti gli occhiali, non lo so. Non mi serve a niente, bambolo. Non capendo niente. Guardami, basta. Quando mia moglie si sveglierà, tu vienimi appresso. A Roaimo. Appresso. Bambolo, dopo, non adesso. Ma sto cavolando. Fatti a sedere là. No, tu, Sofì, tu qua, lui là. Signora mia, mannamella buona, ti prego. Ci siamo? Tengo il re. Tengo la regina. Tengo il principe. Tu stai su Facebook, naviga. Tengo la Farmaville. 7 è una 5 scopa. Aspetta, che... 5 è una 4 scopa. E 2 scopa. E 7 è pure scopa. E 4 e 5 e quarta primera, 7 okay, non... oro. Alla ne volevo 14. Ho vinto anche la rivincita. Ci giochiamo la bellissima. Ma Vito, che stai facendo? Amore, ti sei svegliata. È un'ora e mezza che dormi, eh? Io, ma che dici? Ma dov'è il mio ombrello? Non credo ti servisse l'ombrello per dormire. Sofia, dov'è il mio ombrello? Metti tutto nell'armadio, Brava, sta nell'armadio il tuo ombrello, amore, ti ricordi? Ma come nell'ombrello? Nell'armadio, se stavo uscendo avevo l'ombrello, il cappello, il vestito. Un cappello, mi è uscito il tuo cappello, amore! Mi ricordo, ma... Quando Marzia si sveglia sempre un po' intronata, dopo la pennichella, Ma che dici? Non sono mica scema, eh! Lo so, amore! Io antipatica, sì! Ma scusa, tu non sei uscito! Io! Ma che dici? Vito non si è mosso di qua. Hai dormito tutto il tempo davanti al televisore. Chiedi a Sofia com'era il programma. Mamma mia, che bella puntata! Io questa cosa l'ho già sentita prima. È un déjà vu. Vito, ma che ti hanno un déjà vu? È un programma già visto, è la replica. Replica di Beautiful. No, gliela racconto io, Marzia. No, scusate, qui dentro non è entrato un uomo. Sì, non è entrato. Era un certo Savionetti. Savionetti? Conosci un certo Savionetti? Sì. Commutiamo una cosa... Sì! Ti ricordi i tempi della scuola? Il Pitello! Non si chiamava Savionetti? Io chiamavo Pitello! No, scusate, io sto parlando del marito della tua amante. Della mia amante! Mamma mia, che bella puntata! Ah,
l'hai visto l'amante della puntata di Beautiful svanne corna fra di loro. Amore, ma non è che hai sognato tutto? Ho dormito davvero. Vuoi vedere che Marzia ha sognato tutto? Vuoi vedere? Ma era tutto un sogno. Era un sogno. Non ci posso credere, era un sogno incredibile, sembrava vero. Ma dai, Irina, sai qui, non so. Tu avevi un amante? Amore, Irina, sai veniva qui tuo marito e ti voleva ammazzare. È proprio un figlio, chi te mi però alla fine si vendeva un zuppo a chilometri in genere. Ma dai, che sogno strano. Ma sì, perché era un commerciante d'auto. Ma sì, campionato. Ma dire, siamo finiti. E siamo finiti, siamo finiti. Sono Savionetti che... Savionetti? Sì, buonasera. Vito, io ho soffiato, ma questa non si sveglia. L'amante di mio marito? Sì. Gliel'hai detto? Già. Ti spiegherò tutto, Savio, ti spiegherò. E questo è Savionetti, suo marito? Sì. No. Mamma mia, che bella puntata! Adesso lo sa anche lei, e sono in due! Guardi, veramente lo saprei anch'io, Ma da chi? Ah, sono in tre! Lo so pure io! Certo, sono in quattro, chi offre di più? Vito, mi dispiace, hai detto a tutti che sei l'amante di mia moglie, adesso io ti devo ammazzare! Basta, fra noi è tutto finito! Marzia! Marzia, amore mio! Marzia! Credi, tesoro! A tutto c'è la spiegazione! Lasciami la possibilità di spiegarti! Io ti amo! Non ti tradirei mai! Credimi! Secondo lei, sono stato convincente? A me? Ma pare una strunzata! No! È guerra, contesa, tremenda, la guerra, è guerra, è lei che vale il bene. Ma tu hai capito? Mi addormentava. Che stai dormendo pure tu? No, è a fam. E chissà che cosa mi avrà fatto fare contro la mia volontà. Ma tu credi che si sarà approfittato di me? Ma non credo. Con quella moglie. Perché? Che tieni da dire? No, dico, con quella moglie è così gelosa. È peggio per lui se non si è approfittato. È peggio pure per te. Tieni. Nene, ma tu da me che vuoi? Ah! Io sono entrato qua dentro, tu stavi stesa sul divano che dormivi come una statua di marmo addormentata che dorme. Io dormivo sopra il divano. Stesa qua, oui. Ma non è possibile, io mi sono svegliata nella camera mia. E allora chi ci stava sul divano? Ah, signore! Marzia. Mamma mia, meno male che ho sentito un rumore e sono scappato. Si lo sa che succedeva? Che succedeva? Niente. Tu fai solo chiacchiere, cotaggio combinato, hai persi i sensi tra le mie braccia possenti. Uè, quando manca la corrispondenza, viene meno che la cosa là. Vabbè, poi ne parliamo di questo. Adesso vai a riparare il rubinetto che scorre, vai. Ma da boh, t'ho detto che non c'ho la stoppa. E t'ho detto che la stoppa l'ho comprata appositamente per te, vai, sennò la signora si arrabbia. A proposito della signora, ma la poverina com'ha passata la notte? Povera Marzia, ma come si può fare? Due volte vedova. Due morti violente. O prima l'aghila, quella che si mangiava un padrone. E poi, dottore. Sparato. Fammi un favore, Sofì. Fammi sapere quando si fanno i funerali, sai? Mi sembra brutto, vorrei fare un telegramma. Però una cosa corta, economica.
L'abbonarmelo, dottore, non ci darei. Quante parole? Una parola. Condoglianze? No, io vo con, metto solo doglianze. Io penso che il funerale non sarà più tardi di domani, eh. Va a riparare un rubinetto, va. Che cosa siamo su questa terra? Cenere sei e nel posacenere tornerai. Povero Vito, che brutta fine. Sono morto ancora. Sto ancora qua. Chi? Si è svegliato giù Cascasella. Buongiorno Sofia, mio marito sta ancora dormendo? Hai pure il coraggio di dirlo. Non ho chiuso occhio per tutta la notte. Nella camera dei bambini mi hai fatto dormire. Nella culietta ci sta. In da culo ho dormito. E la schiena a doghe. Ad ecco, va, si coprono gli occhi. Mi girano le spalle. Ma anche se tenesse la peste. Ho il diritto di dare una mia versione dei fatti? No. Posso spiegare? Non puoi spiegare. Posso parlare? Non puoi. Sofia, vuoi dire a mio marito che fra noi è finita? Fra noi è finita. Bella, tra noi non è mai cominciato niente. Sarà cinesca news con lucchetta. Colonnello Bombolone, è ancora in camera? No, si è alzato presto stamattina. Guarda la pemaia, ma va. Anzi, no, Ciccillo Ferrari, manco sulla saltatrice. E dove è andato? Sta montando la guardia. E pure tu, amore, pure tu, ti abbassi a queste sciocche. Siete ridicole! Non ho tempo di pensare a queste cose. Questi erano i fatti. Bombolone per me sarà una barriera protettiva. Infatti ha detto che fin quando c'è lui non corri pericoli. Ma guarda a me, io ho messo l'esercito fuori al cancello. Andate a guardare, andate. Si è messo così, Bombolone. Voglio vedere come fate ad entrare questo Savionetti. Vuoi vedere? E certo! E vieni via. In che senso? Sta arrivando proprio ora. Chi? Savionetti! Ma state scherzando? Mi tenga Bombolone fuori. Ah! Che lo disgraziato fa guerra! Sofia, fa una trincea, metti da non lo fare passare. Amore, inventati una scusa, ti prego. Inventa qualcosa. Di che io non abito qua, amore. Di che non ci sono. Io mi nascondo là dietro. Amore, non dire che sono là dietro. Amore, io ti amo. Io quello che ti voglio dire, io ti amo. Amo, mon venguti, mamma ti amo. Buonasera. Buonasera. Ragazzi, entrate e cercatelo dappertutto. Vai, vai, vai. Ma dove sta andando lei, scusi? Signora, io sto cercando suo marito. E mio marito non c'è. Ah, benissimo, suo marito non c'è. Allora io posso parlare? Parlare? Io posso parlare? Io posso parlare pure con lei. Però prima faccio uscire sua nonna. Mia nonna? Sì. A nonna. I fossa nonna! Lei me la sembra. Bello! Io sono ancora giovane, capito? Ti tenga folla così per mezza vista, che è spasi mamma! Esci da questo corpo! Non è mia nonna, è la mia assistente, la mia segretaria. Allora la faccio uscire che io la devo parlare, signora! Sofia, scusami per favore, due minuti, grazie. Non c'è di che. La colpa non è delle donne. Ci sono uomini che nascono con un destino scritto. Ce l'hanno nel DNA. È corn! Signora, mi dispiace, ma io devo ammazzare suo marito. Chi deve ammazzare, lei? Suo marito, dov'è? No, mi dispiace, ma non le dirò mai neanche sotto tortura dove si nasconde mio marito. E là dietro. L'ha detto? L'ha detto? Eccolo qua! Ah, disgraziate, fatta arrivo muscango, poi! E allora? Savionetti, ti prego di credermi, non è mai successo niente. Non ho mai approfittato del corpo di tua moglie. Quel corpo pareva uscire malfidona, mannaggia. E allora l'hai fatto? No, non ho fatto niente. Che cosa hai fatto a quella donna? Amore, non sono riuscito neanche a baciarla, che si è addormentata! L'hai baciata? Col pensiero. L'hai baciata? Che schifo! Pure io ho detto che è schifo, baciare quelle labbra non erano labbra, di l'arnugumone. Io t'ammazzo. Io t'ammazzo. Amore, sono qui, non ti preoccupare. Voglio sentire il rumore del tuo collo mentre si spezza. Ta, ta, ta. Io ti ammazzo. Amore, vieni pure, sono morto, vieni pure. Come dice, avvocato? In che senso non lo posso più ammazzare? Così cambia tutto, avvocato. Ma con chi ce l'ha? E se è creatura, fredda, stai. Per favore, mi sto consultando col mio avvocato, per favore. L'avvocato? Sì. Avvocato, ma dici una buona parola a lui, avvocato. Faccio un regalo, vengo fino allo studio, ma chi sa, sul piacere, avvocato. Vito, ma che stai facendo? No, scambiavo due chiacchiere con l'avvocato per fare amicizia, così. Ma che dici? L'avvocato è andato in macchina a prendere i documenti. Vabbè, allora adesso lo può ammazzare. Giusto, lo posso ammazzare. Ma che fa?
Ah, dica, avvocato, dica. È venuto l'avvocato Justius. E finisca ad ammazzare mio marito e poi parla con l'avvocato, no? Signora, faccia attenzione che sta ciaccando l'avvocato. Il mio avvocato si sta esprimendo. E quando il mio avvocato si esprime, non vuole essere interrotto. Non interrompiamo le spremute degli avvocati. Giusto. Azzo. Allora, mettiamoci d'accordo sulla linea della difesa, Berardino. Berardino? Sì, si chiama Berardino Lo Monaco, il mio avvocato da una vita. Un grande avvocato, volevo Berlusconi, non ha potuto viaggiare impegnato con Cristo. Lo Monaco! E che ha detto una cielca? In buona sostanza ha detto che io non ti posso più ammazzare. Oi, chi l'ha grosso, picciò, volevo Berlusconi! Sì, 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 perché una cosa è che lo sanno solo 5 persone. Ma se io ti ammazzo? No, no, no. Lo verrà a sapere tutto il mondo. Secondo me anche qualcuno in più, eh. E sai cosa succederà? Cosa? Savionetti chiude per corna! Oi, E non sia mai una cosa del genere, signor Dino! Vito! Dino! Dino, Lino, Pino, ma chiama pure con fischi, mi giro lo stesso! Dino! Mi sono sempre chiamato Dino da piccolino! Avvocato, prenda nota che non ammazzo più il signor Vito! Vabbè, non l'ammazza più, grazie mille di essere venuto, signore! Avvocato, ero fino allo studio a portarvi un regalo! Agagnatite! Vito, ma chi è quella signora là? Chi è? Ma come chi è? Ci hai parlato fino a mo', è mia moglie! Ti sei sposato? Amo! Tanti auguri! Frega! Ti siete casino, ma siete in tutto! Culo, chi scimbis! Scusi, è di Acerra, lei? Acerra Scalo! Esiste pure Acerra Scalo! Sì. Ma che avete detto? Era tanti auguri! Tutto sto burdello, mamma mia! Signora, tanti auguri! Scusate, ma io vado a casa da mia moglie che mi sta aspettando! Moglie? Ma perché? Anche lei è sposato? Alla fine, vedi che è un genio! Bravo! Così si fa! Perché la gente non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Ciao. Mi fa tanto ridere. Amore, chi sta mio sistema? Mi sono dimenticato dell'avvocato. Dai, avvocato, dai che abbiamo un'udienza in tribunale. Dai, dai, arrivederci, ciao, ciao, ciao. No, 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 no. È tutto scemo. Oh, hai visto? Ti sei resa conto adesso? Hai toccato con mano? Sant'Tommaso mia! Se non tocchi con mano... Hai capito che è pazzo? È fuori di testa! È fuori di zucca, amore! Te lo spiegavo, te lo dicevo! Te lo spiegavo, te lo dicevo! Non lo capivi! Oh! Secondo te io sarei stato capace di tradirti? E scherzi! Io ti amo! Tu mi amo, mi! Però è bello. Mi piace litigare con te e poi magari dopo finire a fare l'amore sul tappeto. Nudo mi muda qui. Sul divano è più comodo, amore. E adesso voglio essere perdonato. E lo voglio fare nell'unico modo che piace a te. Non ti faccio tra te, vedrà da me. Non da già tra te, tradirti mai, non te posso tradire con una tua femmina. Lo capisci questo? Oh! Ti voglio tanto bene. Mi credi adesso, amore? Mi credi? Mi credi? E dici qualcosa, non mi credi? Va bene, amore, finiamola qua, dai. Come diceva il vecchio porco, il vecchio saggio, tutto è bene ciò che finisce bene. Ciò che finisce bene, infatti, tesoro, ma vedi, qui non è finita, qui è appena cominciata. Che sto i soldi a rete, eh? A deva capire, sto un guaiato. Ah, ieri ho già fatto un rebbo di frisco frisco, Ho capito, amore, vuoi il divorzio e vuoi che ti restituisca i soldi. Sarà fatto, io sono una persona seria. So quanti soldi mi hai dato, amore, so quanto te li devo restituire. Sarà fatto, amore. Chiedo solo un po' di tempo, a 5, a 10 euro un mese, vieni a vagando e ti restituirò. Ho sbagliato ed è giusto che paghi. Ma no, vedi, sono io che ho sbagliato. Ah, dai, non esageriamo, dire addirittura che hai sbagliato tu. Lo sappiamo insieme che ho sbagliato io e mi assumo le mie responsabilità. Ti sto dicendo che è colpa mia. Dai, la colpa è mia, solo e soltanto mia, dai, ti Ma prego. No, vedi, tu non sai che io, non volendo, credimi, ho fatto delle cose molto più gravi delle tue leggerezze. Non ho capito bene, perché che hai fatto? Dimmi, è vero che ogni volta che avevi bisogno della tua libertà mi addormentavi? È vero.
E allora devi sapere che ogni volta che uscivi da quella porta e mi lasciavi qui addormentata sul divano, di nascosto qui entrava un uomo. Non ho capito, chi? Sì. Un uomo qua, in casa mia. Ah. E che faceva? E si approfittava di me. Ma tu stai scherzando, è falso, ma dimmi che è falso. Ma si approfittava nel senso che si approfittava. Contro la mia volontà. Ma ti sarai svegliata, avrei visto chi è? No, era buio. Ma come era buio? Perché non chiamavi Sofia allora? Sofia dormiva. Ma come dormiva? Ma perché non gridavi? Gridavo. Marzia, no, no. Hai una sigaretta? No, non fumo. Ah, allora non è vero che hai ripreso a fumare, bugiardello. Beh, vado a fare una doccia. Sono tutta sudata. Che vuoi fare, tesoro? È stata una fatalità. Una tragica fatalità. Ti è. La fatalità. La fatalità. Me la sono costruita con le mie mani, la fatalità. Ma dico, ma non potevo fare come fanno tutti i mariti. No, era ipnotizza. Oh, strunza! È colpa mia, io l'addormentavo. Con chi me la prendo, mo? Questa è una tragedia immane. Mannaccia Cardarale. Mannaccia Cardarale. Ah, Cardarale. Io lo scoprirò sto farabutto. Non è possibile, non poteva.
Puoi uscire tu. Eccolo qua, il tuo amante. Ma com'è possibile? Oh sì, che ha cucinato in una bambolezza. Non so cucino mai, ma da credere. Ma lei bianchino. Oh, ma ce l'hai, chiacco di sacco di sacco. Il pennellator solitario. Mi ha confessato tutto, cara mia. Sì, signore, ho confessato. E adesso confesso anche a lei. Ma che ha fatto, Ciro? Perché cosa ha confessato? Ma Vito, come fai a pensare una cosa del genere io con quest'uomo? Ma dai, come ti viene? Sei una sfacciata, ti rendi conto? La vuoi sapere la verità? La vuoi sapere la verità? La voglio sapere la verità. Era una bugia. Ho inventato tutta questa storia, l'uomo, il divano, soltanto perché ero arrabbiata con te. Ma... Lei entrava in questa casa per una donna? E da chi andava? Da chi andava? Da me. Sofia! All'anno me la Sara si riesca a chiusi con Luca! Ma tu non odiavi gli uomini? Sì, infatti li odiavo! Maraca! Ma chissà, sarà stata l'ipnosi. Si è risvegliato tutto all'improvviso. Dracula e lami. Dottore, però vi posso fare una confidenza da uomo a uomo? Ma certo. Dottore, noi non abbiamo mai guagliato. Mai guagliato? È che strumeva sempre, dottore. Ah, dottore. Scusate, ma voi a chi avevate pensato? A Sofia, ma chi... No, Ciro, io ti avevo chiamato qua per un altro motivo. E che volevo pagare tutto alla fine, perché volevo fare qualche altro lavoro all'interno della casa. Bravo, Vito, facciamo una bella ristrutturazione. Sì, ma facciamo un lavoro lungo, così siamo tutti più tranquilli, vero amore? Certo, figuriamoci, sono d'accordo. Però una preghiera, la ristrutturazione la possiamo cominciare dalla cucina? Ma che cazzo mangio mai? Ciro, ma è a tua completa disposizione, ma che scherziamo? No! Cominciamo dalla camera mia. Detto, ve l'ho detto, canza magna magna. Ah, Marzia, Vito, ho dimenticato il telefono fuori posto. Chi sarà mai? Ma muovano! Chi se l'animo? Che ci volete fare? A me piace l'uomo grezzo. Sobne! Però, che bella coppia che è nata, C'è il rimedio, il metodo scientifico. Ma come si può fare? Non ha funzionato niente. Non direi, con Sofia un certo effetto l'ha sortito. Per quanto riguarda me, invece, il rimedio, cara mia, è servito solo per una partita a calcetto. Un film che tu non volevi vedere. Una partita a poker con gli amici, tutto qua. Quello che immagini tu, che credi tu, tesoro, lo ha detto anche Tommaso, non è successo niente, quindi tranquilla. Invece ti devo fare i complimenti. Brava, Marzia. Ti sei inventata la storia, Ti sei divertita alle mie spalle? Beh, mi dispiace solo che non hai sofferto abbastanza. Ma non importa, sai. Tanto ormai fra noi è finita. Come è finita? Basta. No, vabbè, io non ti amo più. Che non mi ami più? Mi riprendo la mia libertà. Dai, Marzia. E ti restituisco la tua. Amore, non scherza, ti chiedo scusa. Amore, ti chiedo scusa. Addio. Ciao, miseria. Ah, ti riprendi la tua libertà? Mi restituisci la mia? Allora sono un uomo libero, giusto, amore? E visto che sono un uomo libero, sai cosa faccio adesso? Me ne vado dalla signora Saponetti! Vito, sei un grande! Schiatto 5, fui a da Saponetti, vai! Mammolo, ma tu a dove? Vieni a caricare! No, amore! Ti prego, non andare! Sei tu che lo vuoi, no, amore, mi levati, Mammolo! Vieni qui, ti prego, perdonami, scusami. Sono stato una stupida. Promettimi che non andrai più da quella donna. Né da lei e né da altre. Mi dimetto dal Ministero degli Esteri. Starò solo all'interno. Aspetta un momento. Pronto? Leandro? Ah sì, scusami, il telefono era fuori posto, il telefonino era spento. Sì. Vito, fui a da Saponetti, approfittami. Faccio tu, vai, gridate che lo subo, di chi ti lo dà, va. Ma certo, il contratto, veniamo subito. Mi accompagnerà Vito. Ciao. Hai visto, amore? Avevamo il telefono fuori posto. Tutto era fuori posto in questa casa. Ma adesso sistemo io ogni cosa.
Aspettami qui, non ti muovere. Vado a prendere la borsa e torno subito. Ti amo. Anch'io. Che hai detto? Anch'io me ne vado. Ah. Bombolone, ma che fai? Te ne torni a Kabul, in Afghanistan? No. Io me ne torno proprio a Sher. Vai bene, Bombolù. Tu fa la guerra. Tu non sei portato per la guerra. La cerra è più bella. Trovati una ragazza che ti vuole bene. E tienitela stretta, Bombolù. Non fare come me. Stavo mandando tutta all'aria con una scappatella. Vito. Eh? Ti devo fare i complimenti. Per cosa? Sei cambiato. E chi l'avrebbe mai detto? Vito prudente. È diventato un marito fedele. Voglio. È permesso? Chi è? Vito? Vito! La nuda proprietà è disponibile per una visita. È disponibile? Sì. Eccomi, amore, sono pronta. Amore, guardami, guardami. Guardami, guardami. Bravo, Bolo, come hai detto? Vito prudente è diventato un marito fedele. Ma che hai capito, Bolo? Guardami, guardami. Ma gelosa, bella ma mi controlla, mi scruta, preda della sua possessività, mi chiama, mi controlla il cellulare, mi toglie l'aria. E io che credevo di essere diventato re, di avere sistemato tutta la mia vita, invece sono in carcere, incredibile. E io che credevo sì, chissà che tutto questo è indicibile. Sera, non da tregua, penetra, ascolta ogni singola parola, dove sei, che cosa fai, ma con chi sei, si è presa l'anima. E io che credevo di essere diventato re, di avere sistemato tutta la mia vita, invece sono in carcere, incredibile. E io che credevo sì, chissà che tutto questo è indicibile. E lui che credeva, compagnia, avanti, ma John due, on due, on due, on due, tre, qua, sì, on due, on due, sì, chissà che tutto questo è indicibile. Un balletto. Come me la sta accadendo. Grazie. Grazie di cuore. Anche quest'anno siamo riusciti a raccontarvi una storia. Ormai l'avete capito, le nostre storie sono semplici, sono leggere. Hanno un unico scopo, quello di farci quattro risate. E con quello che si sente oggi in giro diventa sempre più difficile farvi sorridere. Ecco perché io sono fiero e sono orgoglioso di avere una meravigliosa compagnia formata da questi straordinari attori e da un balletto super. Solo per salutarvi, ringraziarvi e ricordare una cosa importante. Signori, il teatro è finzione. Noi esasperiamo gli argomenti per farvi sorridere. Vito Prudente, il mio personaggio, alla fine non fa una bella figura andando via con quella ragazza. Cannavale la pena, però, signore.
Ma questa è finzione. Nella realtà, se avete una donna che amate, tenetevela stretta, specialmente se sono in paraggio, si può mai sapere. Buonanotte a tutti, grazie! Auf Wiedersehen, stau de buon! Victor! Sera, non dà, non dà tregua, penetra, ascolta ogni singola parola, dove sei, che cosa fai, ma con chi sei, si è presa l'anima.